Padre Mario, qual è il significato più intenso che possiamo dare al presepe oltre a quello che porta in sé? Beh, il significato del presepe, lo conosciamo tutti, è la Natività, è il Dio che viene ad abitare in mezzo a noi, facendosi uomo, nascendo da Maria, nascendo da una vergine. È ovvio, è il Dio che viene a condividere con l'umanità la sua storia. E qui ritengo che abbia un doppio significato, anche perché questa cripta veniva usata per seppellire i morti, era un cimitero. Per cui, ecco, sottolineare il mistero della Natività ritengo che sia molto importante, come se fosse la vita che non muore. Ecco, qui ci sono presepi, lo vediamo dalle figure, che provengono da tutto il mondo, che comunque raccontano tutto il mondo. Qual è, quello più rappresentativo, quello più lontano? Ci sono presepi che vengono dall'Africa, dall'America, dalla Russia, e poi molti sono presepi nostri, italiani. Ma ci sono delle persone che, avendo scoperto questa sua passione, volontariamente si avvicinano e donano qualcosa? Certo, la collezione è aumentata proprio per questo, perché nel momento in cui qualcuno desidera fare un regalo a Padre Mario, sa bene che Padre Mario gradisce molto il presepe, per E cui quindi anche questo è un messaggio che lanciamo ai nostri telespettatori, perché chiaramente sarà benvenuto un nuovo presepe in questa casa, giusto? certo. Continuiamo il nostro viaggio perché qui le stanzette sono parecchie e devo dire che sono anche sistemate in maniera assolutamente gradevole alla visita. C'è un ordine o sono messi così? No, sono messi così secondo gli spazi, secondo la possibilità di queste insenature che formano le pietre, quindi a seconda della dimensione del presepe abbiamo trovato il giusto posto. Ecco, tra tutte queste donazioni, queste ricerche che lei ha fatto, c'è qualche presepe legato anche ad un aneddoto che l'ha particolarmente colpito? E per esempio c'è un bambinello che è legato a Lourdes. In un viaggio, in un pellegrinaggio fatto a Lourdes, mi hanno donato questo presepe, per cui siccome io sono particolarmente legato al santuario di Lourdes, naturalmente questo bambinello che è di pietra, lo possiamo anche far vedere, è particolare per me. Quanto si estende questa cripta? La cripta dovrebbe essere quanto tutta la chiesa, perché sono le basi della chiesa, solo che noi abbiamo scoperto questi spazi. Ci sarà altro da scoprire, ma bisogna un po' affrontare spese, ma anche l'aspetto burocratico, perché non è facile avere i permessi, per cui bisogna andare con i piedi di piombo. Penso che la maggior parte della cripta è stata già scoperta. Ma io qui addirittura vedo, se non vado errato, la piazza di Lercara Friddi. Un gruppo di ragazzi che fanno parte del corpo bandistico anni fa hanno realizzato questo particolare presepe, ambientandolo proprio nella piazza e nella chiesa madre di Lercara. E poi un altro particolare è il presepe di Zolfo. Lercara ha questa caratteristica, aveva le miniere di Zolfo, e quindi ecco, per ricordare i minatori, mi è stato donato questo presepe di Zolfo.
Padre Mario, questo presepe, questa collezione, è possibile visitarla? L'accesso è libero? Come si deve fare? Sì, soprattutto nel periodo di Natale, da ottobre in poi, intanto la cripta è sempre aperta, non la chiudiamo mai, quindi anche in estate chi vuole venire può venire a vedere i presepi, ma soprattutto vengono i gruppi nel periodo natalizio, soprattutto i bambini impazziscono quando vedono tutti questi presepi e bambinelli.